Buongiorno, siamo davanti al Parlamento Europeo qui a Strasburgo con il nostro trattore We Farm for EU. Oggi Paolo De Castro, il eurodeputato che fa parte del Comitato dell'Agricoltura, ci raggiungerà per un EU Tractor Chat. Seguiteci! L'Unione Europea continua a stipulare accordi con paesi terzi per importare prodotti agri a dazio zero. Il caso più recente riguarda il Mercosur. Cosa farà il Parlamento Europeo? Chiederà la riduzione delle concessioni accordate o si limiterà a ratificare la proposta della Commissione? Beh, innanzitutto il Parlamento Europeo vorrà vederci bene e quindi quello che noi faremo nei prossimi giorni è che avvieremo una discussione sulla base dell'accordo politico che è stato raggiunto. Ancora non c'è stata discussione né in plenaria né nelle singole commissioni. Noi vogliamo capire bene qual è il contenuto di questo accordo e naturalmente avremo tutto il tempo per poter poi decidere se è il caso di sostenere o di non sostenere. Certamente a prima chitto non ci sembra un accordo che dia garanzie, innanzitutto per questa strana fretta che c'è stata nel raggiungere questo accordo politico. E poi vogliamo chiarire subito che il Parlamento Europeo non vuole assolutamente che si parte con un'autorizzazione provvisoria finché non c'è un voto in aula del Parlamento Europeo. E mi fa piacere poter dire che la stessa candidata Presidente della Commissione che abbiamo votato nei giorni scorsi, ebbene lei ha detto, Ursula von der Leyen, che è assolutamente d'accordo che non si possono accettare avvii di negoziati transitoriamente in attesa del voto del Parlamento. Prima il voto del Parlamento e poi si parte. Quindi con molta calma cercheremo di capire, ma il caso del Mercosur devo dire che le preoccupazioni sono davvero tante. Si stanno diffondendo nuove tecnologie di selezione genetica per ottenere vari vegetali resistenti a malattie e cambi climatici. Nell'Unione Europea queste tecniche non sono ancora autorizzate. Senza chiara valutazione scientifica sui loro effetti sul genoma delle piante, qual è la posizione del Parlamento Europeo al riguardo? Bene, il Parlamento Europeo al riguardo ha una posizione molto chiara. Noi vogliamo che si possa finalmente venire incontro all'attenzione che i cittadini consumatori hanno nei confronti dell'uso della chimica. Ridurre l'uso della chimica per noi è un obiettivo importante. E le nuove tecnologie di selezione genetica su piante resistenti a malattie che possono evitare l'uso della chimica, abbiamo tante sperimentazioni interessanti, lo abbiamo visto già nel melo con la lotta alla ticchiolatura, lo vediamo anche nel caso della viticoltura con la lotta alla peronospora e all'oidio. Stiamo parlando di varietà genetiche non OGM, bene precisare che stiamo parlando di modifiche genetiche intraspecie, non si spostano geni da una pianta all'altra, ma si modificano i geni all'interno dello stesso patrimonio genetico, quindi nulla a che fare con i Frankenstein food. Ebbene, nell'ambito di queste nuove tecnologie di miglioramento genetico intraspecie, noi riteniamo si debba fare chiarezza e da questo punto di vista riteniamo e speriamo che la prossima commissione possa effettivamente dare questa chiarezza che l'ultima recente sentenza della Corte di Giustizia ha lasciato di fatto la palla nei singoli Stati membri. Abbiamo bisogno che l'Europa dia chiarezza e per questo ci siamo impegnati e noi ci auguriamo che la Commissione quanto prima possa dare questa chiarezza. In merito all'importanza di rivedere le importazioni a dazio zero di riso japonica, quali potrebbero essere le tempistiche? Beh, innanzitutto dobbiamo dire che anche qui col Parlamento Europeo, grazie anche alla richiesta che il governo italiano, abbiamo ottenuto un importante risultato perché avere introdotto i dazi per le varietà indica di riso è stato un importante risultato. Avevamo detto più volte che c'era una distorsione del mercato e che c'erano anche condizioni non accettabili dal punto di vista delle importazioni di riso. Ora si pone il problema anche nella varietà japonica. Io credo che bisogna fare fretta, quindi mi auguro e spero che i governi, in particolare il governo italiano, ma anche gli altri governi interessati, possano immediatamente avviare degli studi, come abbiamo fatto per il riso indica, e convincere la Commissione che è il caso di iniziare anche per la varietà japonica l'introduzione di dazi. È una prerogativa, l'avevamo detto, la clausola di salvaguardia, bisogna applicarla fino in fondo. Finalmente direttiva UE per le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare, a protezione dei fornitori, prodotti agricoli e agroalimentari. Dovrà essere applicata in ogni paese europeo. Quali opportunità e quali ostacoli potranno esserci?
Beh, sulle pratiche sleali credo davvero che il Parlamento europeo abbia fatto un ottimo lavoro. Siamo riusciti ad approvare la direttiva in tempi rapidissimi e oggi è all'attenzione di tutti i parlamenti nazionali per una rapida approvazione, un rapido recepimento a livello di parlamenti nazionali. Noi ci auguriamo davvero che i parlamenti nazionali facciano presto, perché gli agricoltori aspettano da anni una norma come questa che precisi una volta per tutte il divieto di pratiche sleali. Per troppi anni i nostri agricoltori, le nostre imprese alimentari hanno subito questo strapotere delle grandi catene distributive. È arrivato il momento, e grazie all'Europa, che finalmente si mette la parola fine. Ora però, per rendere pienamente applicabile la direttiva, bisogna assolutamente che i parlamenti nazionali ratifichino, e ratifichino al più presto. E io mi auguro che questo possa accadere, nel caso italiano, addirittura entro l'anno, entro dicembre. Con la nuova PAC gli agricoltori italiani potranno ancora contare su pagamenti diretti per compensare la minore competitività, soprattutto riguardo i costi del lavoro, rispetto a molti paesi dell'Unione Europea e del resto del mondo. È assolutamente vero, è così. Con la nuova PAC noi vogliamo continuare a contare su un aiuto, un sostegno forte dell'Unione Europea. E vogliamo farlo anche dando garanzia che non ci siano tagli. Questa è la battaglia che stiamo facendo in Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo. Una battaglia sul bilancio innanzitutto. È proprio questo uno dei motivi principali che ci ha spinto a non arrivare in aula con l'approvazione degli atti legislativi di riforma che il commissario Hogan ci aveva messo sul tavolo. Il motivo? Beh, vogliamo avere certezza sulla finanza, sulla garanzia che ci siano le risorse finanziarie per avere una PAC forte e robusta. Solo allora potremo poi proseguire con un'approvazione definitiva. E in ogni caso riteniamo che sia importante che tutti i cittadini, come dicono le indagini di Eurobarometro, possano contare su una politica agricola che assicuri cibi sani, garantiti, sicuri, e degli agricoltori che possono avere un reddito sufficiente per mantenere le loro imprese e dare queste garanzie ai consumatori. Visto che la parola sulla PAC post 2020 ora passa al nuovo Europarlamento, che succederà? Si allungheranno i tempi della riforma o secondo lei quanto fatto finora verrà considerato una buona base su cui continuare il lavoro? Beh, io penso che sicuramente il lavoro fatto nella riforma di questi tre atti legislativi è un lavoro ben fatto. Abbiamo fatto dei passi avanti importanti e siamo contenti che si sia arrivato ad un voto in Commissione Agricoltura. Ma adesso vogliamo innanzitutto dare il tempo a tutti i nuovi colleghi che sono entrati nella Commissione Agricoltura, che nel frattempo è diventata di 45 a 48 membri. Se abbiamo più del 50% dei colleghi che sono nuovi colleghi, dobbiamo dare il tempo che si rendano conto del merito di questi tre importanti atti legislativi. E dopodiché vogliamo anche sapere quale sarà il nome del nuovo commissario. Sarà ancora Phil Hogan o ci sarà un cambio al vertice della Commissione per l'Agricoltura? E questo per noi è molto importante, e allora poi potremo proseguire andando a continuare questo lavoro di miglioramento che il Parlamento ha già fatto in gran parte, ma che potrà continuare a farlo anche in plenaria. Naturalmente ricordiamoci che abbiamo chiesto e lo chiederemo al commissario Hogan di andare veloce con l'atto transitorio. Non possiamo proseguire con le regole attuali, abbiamo bisogno di approvare un atto transitorio che consenta agli agricoltori di avere certezze nei prossime settimane, nei prossimi mesi. Gestione del rischio, stabilizzazione del reddito, messa in sicurezza delle aziende, come rafforzare in modo concreto il ruolo all'interno della nuova PAC. Sul tema della gestione del rischio molto abbiamo fatto ed è stato proprio il regolamento Omnibus, fortemente innovato dal Parlamento, che ha reso possibile un rafforzamento degli strumenti di gestione del rischio. Sappiamo che gli agricoltori hanno bisogno di questi strumenti, hanno bisogno sia per le calamità naturali, sia per la volatilità dei prezzi che avviene nel campo agricolo alimentare. Per questo che è importante che sia dal punto di vista assicurativo, strumenti mutualistici, strumenti di stabilizzazione del reddito, siano davvero efficaci e soprattutto fruibili per tutti gli agricoltori. E questo ruolo noi vogliamo rafforzarlo sia all'interno della nuova PAC che stiamo discutendo, sia anche in futuro con altri strumenti. Ma è importante prendere atto che la politica agricola comune deve aiutare gli agricoltori a gestire in maniera più efficiente i rischi climatici ed economici. Il settore agricolo ha bisogno di molta ricerca, quindi di investimenti che la sostengano. Crede ci siano azioni mirate e studiate sulle esigenze di ciascun paese, non ancora percorse dall'Europa e che magari possano permettere proprio a noi giovani di dedicare il nostro percorso professionale? Beh, penso proprio di sì. La PAC ha fatto già molto per i giovani e il regolamento Omnibus ha recentemente rafforzato il ruolo dei giovani nell'agricoltura, il ruolo dei giovani, quindi degli imprenditori sotto i 40 anni,
all'interno della politica agricola. Noi pensiamo che sia assolutamente necessario rafforzare queste politiche a favore dei giovani agricoltori. I giovani agricoltori rappresentano la speranza del futuro dell'agricoltura, un'agricoltura più competitiva, più forte, più capace di rispondere alle esigenze dei cittadini, dell'ambiente, ma anche capace però di fornire reddito, perché la sostenibilità ambientale, ricordiamolo sempre, deve andare a braccetto con la sostenibilità economica e sociale. Questo è l'impegno che il Parlamento europeo fa proprio e questo è l'impegno che noi ci auguriamo nella prossima PAC ci sia. In sua opinione, come può il Parlamento europeo assicurare il rinnovamento della generazione agricola? Beh, questa domanda risponde proprio agli impegni che il Parlamento ha preso. Il Parlamento ha senz'altro portato avanti un'attenzione particolare sui giovani, l'avevamo fatto nella precedente riforma della PAC, quella del commissario Cioloș, l'abbiamo fatto con questo regolamento omnibus che abbiamo approvato e che è in vigore dal 1 gennaio 2018 e lo faremo anche con questa nuova riforma che è in discussione. Noi vogliamo sostenere i giovani e dare una mano affinché sempre più giovani ci siano in agricoltura e questo è anche il motivo e siamo molto orgogliosi come mio paese, come Italia, ad assistere ad un rinnovo di attenzione da parte dei giovani per l'agricoltura. C'è davvero un ritorno. E infine, a lei una domanda per gli agricoltori europei. Beh, la domanda agli agricoltori europei che oggi faccio è: non abbandonate lo spirito europeo che ha contraddistinto tante generazioni di agricoltori e soprattutto l'invito che vi faccio è quello di avere nell'Europa un vostro sogno che continua a essere più forte, capace di aiutarvi, ma anche capace di creare tante opportunità di sviluppo futuro. La domanda è, mi raccomando, non lasciateci soli. Abbiamo bisogno del sostegno dei tanti agricoltori e dei tanti giovani, soprattutto agricoltori, che credono in un'Europa più forte, più coesa e un'Europa che possa dare speranze di sviluppo futuro. Arrivederci e grazie ancora a tutti da Paolo De Castro.